Ieri il Senato, oggi la Camera hanno affrontato il tema dell'intervento italiano in Libia. Qual è la sua posizione al riguardo? Sì, ieri noi abbiamo ascoltato gli interventi del ministro La Russa e del ministro Frattini che ci hanno illustrato lo stato delle cose, sia dal punto di vista delle operazioni militari, sia dal punto di vista dell'iniziativa politica. Abbiamo ribadito la posizione del Partito Democratico di assoluta fedeltà alle indicazioni dell'ONU, la necessità che il comando delle operazioni, come ha detto anche il presidente Napolitano, sia affidato alla NATO e non a un singolo paese e che naturalmente si presti grande attenzione a quello che l'ONU ha deciso, e cioè fermare la repressione nei confronti degli oppositori di Gheddafi e giungere al più presto a una soluzione politica e negoziale della crisi libica. Queste sono state il senso degli interventi fatti dal Partito Democratico e della mozione del Partito Democratico. Nel Parlamento vi era una grande condivisione degli obiettivi indicati dall'ONU, meno la Lega Nord, che invece ha voluto distinguersi imponendo una diversa mozione sottoscritta solo dalla PDL, oltre appunto che dalla Lega, una mozione che in realtà non citava nemmeno il deliberato dell'ONU e cercava di piegare l'intervento italiano in Libia secondo gli schemi classici della lotta contro l'immigrazione clandestina, scambiando i profughi della guerra per appunto clandestini. Approvando questa mozione, il governo italiano ha fatto davvero un passo falso, distinguendosi dalla coralità dei governi europei che devono muoversi e che si muovono proprio nel senso indicato dalla mozione dell'ONU di accogliere i profughi della guerra da un lato, dall'altro giungere al più presto alla conclusione delle operazioni militari, mettendo termine alle sanguinose repressioni. Oggi il dibattito si è spostato alla Camera, noi ribadiremo anche alla Camera queste posizioni.